inventare macchine ogni volta. Io per esempio in questi giorni sto pensando se dovessi mettere in scena il nostro Santo Padre Francesco, San Francesco, che è una grossa trovata il fatto di chiamarsi Francesco, molto pericoloso però. Prima di tutto è un gesuita che fa San Francesco e già una cosa prossima. È come, non so, dire un nero che si muove, cammina e si veste come un bianco o viceversa, insomma. Obama. È una questione di pelle completa, di cultura, di forma, di andamento, di concezione della religione. È un altro Cristo che viene dentro, un'altra Madonna, tutto diverso. Poi non dimenticare che i gesuiti sono nati in un momento in cui la Spagna esplodeva di ricchezza e stava sfruttando, sgozzando e poi pelando nudi tutti gli abitanti delle nuove Americhe e gli schiavi, insomma, coloro che venivano messi in soggezione e che dovevano apprendere la religione cristiana per obbligo e magari con donazioni anche, vabbè, noi lasciamo correre. Allora, dicevo, immaginiamo oggi il nostro Santo Padre, che deve studiare come San Francesco, è un gesuita, sa qualche cosa di San Francesco, sa come tutti, insomma, ma non ha avuto l'obbligo di andare nel profondo di tutto lo studio su San Francesco. E noi immaginiamo che sa le cose della tradizione, così come viene raccontato dalla Chiesa oggi San Francesco, ma non sa quelle che sono state proibite, non proibite per modo di dire, ma a un certo punto, ve l'ho già accennato l'altra volta, tutto quello che era la vita di San Francesco 40 anni dopo la sua morte è stato bruciato, non solo, ma obbligo di assistere all'incendio di tutte le storie raccontate dai seguaci, con storie vere. Perché? Perché la Chiesa aveva deciso che quel San Francesco non andava bene alla Chiesa, bisognava fare un altro santo, un santo che avesse le stigmate, che assomigliasse a Cristo, che avesse un altro senso riguardo alla povertà. Lui povero, ma la Chiesa poteva essere ricca per distribuire agli altri il denaro che raccoglieva e quindi farne mercato, insomma. È un papocchio di trasposizione, non parliamo poi il discorso di San Francesco giullare, il quale appena fatto giullare ha deciso di cambiare vita e di darsi completamente a Dio, a Cristo, che cosa fa? Si spoglia nudo in chiesa, butta gli abiti addosso alla madre, al padre, non ve ne faccio niente, anche gli ultimi soldi li butta ai poveri e anche ai genitori. E poi c'è quel pezzo della pittura di Giotto in cui c'è un vescovo che copre le vergogne a San Francesco, ma ce n'è una pittura molto prima dove invece San Francesco è tutto nudo in chiesa, non era ancora entrata l'obbligo di camuffare e di fregare la storia. Immaginate allora che lui in questi giorni si trova con due o tre vescovi, chiamano anche un francescano, il quale conosce bene tutto quello che è la storia vera antica, e mentre lui sta studiando un testo di oggi, così come la Chiesa vuole, il francescano dice: no, tutta una balla, tu stai facendo un'imitazione di un santo che non è mai esistito, così come lo legge allora. E c'è chi se ne frega, se la gente è abituata a seguire questo santo, io mi rifaccio a questo, soprattutto se non conosce un santo diverso. Sì,
Ma guarda caso ci c'è un sacco di gente che studia San Francesco, gli stessi sono francescani, ci sono dei movimenti di giovani che lavorano all'estero, che vanno in Africa, e i quali raccontano, quando parlano quei selvaggi del luogo, non raccontano un San Francesco come lo studiamo prima, un altro San Francesco. E poi se tu, il Papa, si permette di raccontare una balla su San Francesco, lo accettano raccontato dai vescovi, eccetera, eccetera, dalla scuola, eccetera. Ma quando lo fa il Papa cominciano a tormentarti e tu vedrai che tutti sui quei loro mezzi di trascrizione e di portare la conoscenza sui giornali e su network, eccetera, eccetera, verrà fuori che tu sei un bugiardo e che non racconti la storia vera. Perché come sarebbe la tua storia vera? Prima di tutto ti devi spogliare nudo. Come? Eh sì, perché tu come entri nella storia della Chiesa, tu entri dentro il sacrificio, devi fare come San Francesco. Se ti chiami Francesco, dovrai agire come lui o sei un altro. Io devo spogliarmi nudo. Beh, fai una pantomima, non so, togliti la giacca e poi qualcuno ti ferma quando cominci con i pantaloni, cioè mentre tutto il tratta che non deve essere. E poi devi essere uno che mangia poco. Sei grassottino, sai. Devi distribuire la roba che mi prende, a costo di rubarla. Poi quando arrivi nel mercato devi buttare all'aria tutto, come fece lui a un certo punto, per permettere ai disperati di mangiare a sua volta. Allora, vediamo un po', giovedì c'è un mercato enorme, grosso, tu arrivi con un bel bastone, tutti quanti, e tu cominci a dare legnate a tutte le cose, i pezzi di carne che sono appesi, le frutta, la pasta, e mi dicendo, tu dici, prendete! Voi siate felici che anche questi poveri disgraziati mangiano, va bene, la Chiesa vi darà qualche cosa così di copertura, non temete, ma mangiate voi, non è furto, è un dono che Dio vi dà in questo momento. E se mi permettete, anch'io che sono Papa vi faccio questo dono, grazie, buon appetito, via. Poi devi andare in un altro posto, perché se è uno solo, ma quante volte dici, beh, dipende dal successo che ha. Deve essere uno che spacca tutto, poi devi andare anche in banca. Devi andare in banca e devi fare delle cose terribili, per esempio devi arrivare lì con una pistola finta d'acqua e spruzzi e dice ringraziate il cielo che non sono un brigante, perché avrebbero ragione i briganti di qua, perché i briganti veri siete voi. Devi fare un discorso alle banche. Perché questi hanno messo in rovina tutto, prendono i soldi, ma ce l'abbiamo anche noi. Ecco la prima cosa che fai, prendi in calcio in culo tutti i banchieri che stanno dentro lì e i vescovi che ci tengono e li cacci via. Perché San Francesco avrebbe fatto così, ma allora cambio santo. Sono gli arabi, lui è andato a San Francesco a parlare, quelli sono cattivi, male, che ti tagliano la testa, perché non devi andare da uno qualsiasi, ma dai capi degli arabi e mettiti a discutere. Lo sai che a un certo punto fecero una specie di gara a chi avrebbe avuto il coraggio di attraversare il fuoco, e Francesco ha detto ma voi siete pazzi. Non lo so, ma sì, dice, io ci andrei lo stesso, ho detto poco roba da bruciare, io, guardate come sono magro, ma i vostri hanno il coraggio di andare. E poi, scusate una cosa, se a un certo punto io attraverso il fuoco e non brucio, e invece i vostri bruciano, cosa vuol dire? Vuol dire che il Dio è venuto in aiuto soltanto a me, e questo è il mio Dio. Il Dio dei vostri sacerdoti non è arrivato in aiuto, o li odia oppure non esiste Dio, il vostro Dio non c'è, c'è soltanto un Dio, possiamo imprestarvelo ogni tanto, ma ci saranno delle liti terribili, perché il Dio dei cristiani sarà lo stesso Dio dei maomettani e anche degli ebrei, un unico
l'unico Dio, non cominciamo a fare confusione. E tutti pregheranno, naturalmente giorni divisi, e vedremo di non litigare insieme, e però ci sarà una sintesi normale, e ci sarà un'unica chiesa, e sballeremo, non ci sarà più i grandi vescovi, i cardinali, e soprattutto il Papa, e non è più necessario, ci sono anche le altre chiese, e non puoi fare un Papa solo per i cristiani e per gli altri no. Insomma, dobbiamo buttare all'aria tutto e soprattutto disfare questo monumento incredibile che è la Chiesa di Cristo a Roma, perché non possiamo fare che il centro è Roma e tutti vengono a Roma. Dio comincia a essere dappertutto e ha la sua casa in ogni luogo e non è più soltanto nel fondo profondo del centro dell'universo Roma. E tu non sarai più Papa e non ci sarà più un San Francesco Papa e basta. Come si può usare un fatto attuale prendendo la cronaca e la conoscenza? Perché se voi non avete ben chiaro chi è San Francesco e quello che ha fatto e come ha agito e come si è mosso e che rapporto aveva con la società di allora e quando andava dal Papa cosa gli succedeva e via dicendo e cosa succedeva contro i francescani e le lotte e la gente bruciata viva eccetera eccetera, non potrete fare una storia di questo genere religiosa come quella che vi ho raccontato, no? Va bene, allora andate a